Ciao a tutti. Allora, oggi facciamo un super esperimento. Nel senso, uso ancora questa scatolina perché volevo fare questo esperimento. Adesso tutte le moto passano adesso, beh, su una scatolina. Però, visto che mi è arrivata questa, ho notato che ci vuole più meno resina e questo è un esperimento, ho pensato di farlo appunto su questa, perché le altre scatole sono più grosse e ci vuole molta più resina. E perché parlo di resina? Perché andremo ad utilizzare questa qui, che è la gomma epossidica ultra-trasparente, che è quella che rimane molle. E io voglio provare a fare una scatolina che rimane molle, ok? Questa è la mia idea. E l'altra volta l'avevo fatta con la resina normalissima, durissima, lilla, e invece questa volta qua voglio farla verde. E il fiorellino, eccolo qui, lo andrò a fare. Aspettate che mi tolgo i guanti, perché sennò cambia tutto il colore. Ok, allora, dicevo, mi sono persa. Vado a colorare il fiorellino ora usando il colorante del pigmento olografico argento. Ok. Sperando che si attacchi. Perfetto. Volevo fare solo il fiorellino e ovviamente è andato anche in un dove non dovevo andare. Però alla fine sono glitta, cioè guardate. È bellissimo. E quindi adesso andiamo a fare così. Perfetto. E ora andiamo a bombare la nostra resina di glitter, pigmenti, di tutto. Ok, spostiamo questo e prendiamo la nostra resina. Peccato per l'inquadratura un po' zozzosa, ci ho provato, niente, scusate. Allora, cominciamo subito mettendo dentro un po' di questi. Voglio farla ancora tipo sul trasparente, però mettendoci dentro un po' di cose. Poi ci mettiamo qualche cuoricino, ma non troppo. Mi piace mettere negli shake questi. Poi ci mettiamo un po' di questi. Ah! Sfortunatamente di roba verde ho tutta roba un po' scurina. Quindi vediamo un po' anche come esce questo effetto. Beh, non è che deve essere tutto per forza chiaro, eh. Un bel fiore, un bel verde. Poi ci mettiamo questi, ne ho messo una sbraga, facciamo finta di niente, aiuto. E poi ci mettiamo qualche aiuto, scagliettina bianca, trasparente, non so quale sia. E poi ci mettiamo anche qualche scagliettina, dove sei, telecamera, verde. Si vedrà meglio dopo che ho mescolato. Perfetto. E come ultimissimo tocco ci vado a mettere questo pigmento qua verde, che risulta anche abbastanza perlato, però ogni volta che io uso sto coso è sempre, oddio, è sempre tutto attaccato. Ok, la risistemiamo. Perfetto. Ok, ora andiamo a mescolare. Vediamo, posso prendere anche tutti i glitter e poi voglio mescolare bene perché voglio prendere anche il pigmento. Oh, che bello però. Beh, però ci sta. Voglio vedere un po' come esce anche col fatto che ho messo il pigmento olografico chiaro. Voglio vedere cosa succede poi con il verde e soprattutto con questa gomma silicone, cioè con questa gomma resina che rimane molle. Ok, vediamo. Guarda che meraviglia. Se lo mette a fuoco, adesso nella nebbia, balordo. Vediamo. Oh, niente. Direi che può bastare. Perfetto. Ora è il momento di mettere tutto dentro. Direi di partire da qui. Oh, ma è meraviglioso. Ok, faccio un attimo andare giù così scoppiano un po' le bolle. Ok, ho aspettato abbastanza. Ora teniamoci. Ok, qua arriva subito, subito, subito. Quantitinina. Oh, direi ancora un pochino forse. Non riesco mai a capire quando arrivo qua. E adesso manca il fiorellino. Ma questo verde che mi è uscito è spettacolare. Mi piace davvero un sacco.
Ok, come sempre ho avanzato la resina. Niente, la metto in, la butto in un altro stampo. Ok, adesso che ho visto che ho fatto anche un colore bellissimo, spero tanto che non si distrugga mentre la tiro fuori. La lascio asciugare per un bel po', anche perché ho visto che dopo un po', all'inizio è mollissima, ma dopo dei giorni tende a solidificarsi molto. Quindi vediamo un po'. Incrociamo le dita. Ok, è arrivato il momento di scoprire la scatolina. Però ci ho giocato un pochino, oh, così no, tipo, sembra che tipo non c'è dentro la resina, però la resina c'è dentro. E anche il tappo è tutto molliccio. Ok, cominciamo a scoprire questa. Sembra che si stacchi. Ok, sembrerebbe di sì. Guardate come si... come nella nebbia si muove tutto. Stupendo. Ho paura di disintegrarla, però di romperla. Quindi faremo piano. Piano, piano, piano. Ok. Oh, ok. Oddio, a parte che il colore è strepitoso. A parte che devo girare la scatolina per fatica. Ok. No, vabbè, guardate. Oh, oddio, bellissimo. Ok, posso giocarci. Ora il tappo. Vabbè, è meraviglioso e tu me lo metti nella nebbia, ma non è giusto. Proviamo a spostare questo e questo, vediamo. Oh mio Dio, a parte che è qua sopra, è una meraviglia alla luce. E a parte che è super molle, sembra una caramella. No, vabbè. E tipo, non è che se adesso io lo metto dentro si appiccica. Aspettate. Okay. È abbastanza complicato. E tipo adesso plof e si toglie il tappo. È più comodo però così molle. Perché sappiamo come togliere il tappo. No, mi sembra una caramella. No, vabbè, bellissima. No, vabbè, adoro. E poi posso fare plof e il tappo. Ok, posso continuare così tutto il giorno se non la smetto. Vabbè. Comunque, devo dire che sono super soddisfatta. Avevo paura. Come ho detto, soddisfatta. Vabbè. Avevo super paura, ma invece, wow. Poi penso proprio che si indurirà un pochino andando avanti, adesso è davvero super super gommosa e molle. Niente, quindi sono anche contentissima del colore che mi piace tantissimo. E niente, quindi voi fatemi sapere che cosa ne pensate di questa creazione un po' strana, un po' particolare. Io vi ringrazio di aver guardato il mio video, vi mando un sacco di bacini. Ciao ciao ciao!